Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Io sono Annalisa. Oggi il progetto creativo ci vedrà coinvolti nel realizzare questa facilissima collana lavorata con l'uncinetto numero 6 e il nostro filato Tovel. La particolarità sta nella sua semplicità, quindi è un progetto adatto a chiunque, anche a chi ha le prime armi, ed è una bellissima idea regalo ma anche riciclo. Sì, riciclo perché potrete utilizzare qualsiasi altro tipo di filato, e idea regalo perché chi la riceverà sarà veramente felice di indossare un capo unico realizzato dalle vostre mani. Ora, bando alle ciance ed iniziamo insieme questo nuovo progetto creativo. Allora, con il nostro uncinetto numero 6 e il filato Tovel, ora andiamo ad avviare le maglie per quanto riguarda la realizzazione di questa collana, e la faremo nel seguente modo: cappietto, lavoriamo una, due, tre e quattro catenelle, poi puntiamo l'uncinetto nella prima catenella di inizio lavoro, tiriamo il filo e non chiudiamo la maglia. Poi ripuntiamo di nuovo, quindi carichiamo di nuovo il filo e ripuntiamo nella stessa maglia, per la terza volta nella stessa maglia. E poi chiudiamo tutte le asoline insieme, quindi tiriamo il filo e chiudiamo. Ora di nuovo lavoriamo una, due, tre e quattro catenelle, avvolgiamo il filo attorno al nostro uncinetto e ritorniamo nella prima maglia e tiriamo il filo, seconda maglia. E tiriamo il filo, terza, e poi chiudiamo tutto insieme. E ora facciamo così fino alla lunghezza che desideriamo della nostra collana. 1, 2, 3 e chiudiamo insieme. Vedete, man mano si formeranno queste piccole noccioline. Quindi ora continuate così con la vostra lavorazione e ci vediamo dopo al lavoro più avanzato per poter poi chiudere insieme questa collana. Allora, come vedete, io ho finito la mia collana catena e già l'ho inserita vicino a questi miei fermi che sono i portacandele. Ora vi faccio vedere la distanza, che è più o meno di 39-40 centimetri, insomma, tra l'uno e l'altro. Ho avvolto per 7 volte, 2, 4, 6, 7 volte il filo attorno ai miei fermi. Ora chiudiamo insieme la nostra collana. Allora, di qua ho ancora, vedete, il filo della prima maglia e di qua invece ho il filo dell'ultima maglia lavorata. Cosa faccio? Semplicemente sposto il portacandele e vado ad avvolgere con questo filo un po' più lungo la catena. Ok. Poi dopo bloccheremo anche questo all'interno della lavorazione. Quindi ora avvolgete tante volte, infatti ho lasciato un bel filetto prima di un bello spezzone di filo prima di tagliarlo, tante volte attorno alla nostra catena, così la andremo a bloccare. Ok, dopo averla bloccata un pochino, prendiamo l'ultimo, cioè il primo filo, diamo un nodo, così blocchiamo anche lui all'interno della lavorazione e abbiamo fissato almeno in parte la nostra catena. Ed un altro nodo. E due. Ora, ecco qua, così lo possiamo togliere ora i fermi. Fatto questo, vedete, la catena è bloccata. Ora andremo a lavorare nel seguente modo. Allora, ora ritorniamo con il nostro uncinetto numero 6 e il nostro filo di colore rosso a lavorare il nostro cappietto, il fermo che poi andremo a mettere qui. Quindi, 1, 2, 3, 4, 5,
lavoreremo una catenella lunga quanto ci occorre per poter passare da entrambe le parti, vedete, e avvolgere il nostro lavoro. Allora, sono 12 catenelle, più una, due e tre, sono 15 maglie. Ora scendo nel quarto punto e lavoro una maglia bassa, ancora una maglia bassa. E per ogni punto sottostante andrò a lavorare una maglia bassa. Ecco, per girare la mia lavorazione do una catenella e giro il mio lavoro. Ora vado a prendere i punti qui. Vedete? Opla. Così faccio uscire la maglia, il punto a V, in modo come se fosse una maglia lavorata ai ferri. Allora, punto l'uncinetto, vedete, nel nodino qui. Vedete? Non prendo la maglia qui nell'asolina, ma nel nodo qui vado a puntare. Vado qui e tiro il nodino di dietro. Vedete qui il nodino che si forma qui. Sono sulla parte a rovescio, vedete qua. Punto il mio uncinetto e tiro la maglia. Punto l'uncinetto e tiro la maglia. Punto l'uncinetto e tiro la maglia. E ora faccio questo per tutto il giro. Vedete? Viene fuori questo righino a rilievo. Ora continuate. Ultimo punto lo lavoriamo normalmente. Una catenella, giro il lavoro, punto giro successivo, ritorno a lavorare i miei punti bassi così come si presentano. Poi rigiro la mia lavorazione, quindi una catenella, e ritorno a lavorare il punto prendendolo qui nella B. Quindi non vado nell'asolina classica, ma vado nel punto della lavorazione qua e tiro. Vado qua e tiro. Ultimo punto, si lavora normale. Giro il lavoro,
Vedete? E ha creato questo punto un po' particolare alla lavorazione. Ora semplicemente potete continuare ancora un pochino se vi va di averlo un po' più grande questo nodo di chiusura, oppure come me vi fermate a questi giri, quindi semplicemente pochi giri per poter poi chiudere il nostro lavoro. Ora taglio il filo e facciamo il nostro nodino classico di chiusura. Opla. Vado qua e via. Poi, qui quindi dove abbiamo inserito il nostro nodino di chiusura, andiamo ora a cucire. Semplicemente, vedete, con il nostro uncinetto andiamo ad allineare i due punti e chiudiamo la lavorazione. Poi dopo tutte queste codine le andremo a nascondere. Potete tranquillamente chiudere polendo anche con un aghetto da lana, come meglio credete, insomma. Io tiro il filo a destra e a sinistra e chiudo a punto basso. Destra, sinistra e chiudo a punto basso. Bassissimo. Ok. Diamo un nodino e poi dopo andremo a nascondere all'interno queste codine. Ora potremmo chiudere la collana così com'è oppure realizzare, se vi va, un fiore decorativo oppure decorarla con delle perline. Ok, fatto questo, allora questa la possiamo tagliare. Giro il lavoro e ora faccio passare, mi aiuto ovviamente con il mio uncinetto, mi posiziono qui in mezzo, un uncinetto un po' più piccolo. Vedete, mi posiziono qui al centro dove c'ho il forellino, vado qui, ho l'elastico, lo faccio passare dentro, eccolo qua. Preso. Opla. Eccolo qua, vedete? E lo aggancio semplicemente così. E ho fissato il cappello, il pompon al mio cappello. Così ogni volta che lo dovrete poi lavare lo potete tranquillamente sganciare. Ultimo step, se vi va, una bellissima etichetta handmade, così tutte le persone che riceveranno questo cappello in regalo o se lo dovete indossare voi sapranno che l'avete fatto voi con le vostre manine. Come sempre, spero che anche questo progetto molto molto semplice vi sia gradito. Vi invito a condividere i nostri tutorial, a visitare il nostro sito per questo magnifico filato e a iscrivervi ai nostri social Facebook, Instagram e YouTube per non perdere nessun progetto creativo. Grazie per l'attenzione, a presto!